la gente, benvenuti in questo nuovo video. Sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video. Oggi vi spiegherò il perché del titolo Rallento i ritmi. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Come sapete, sono all'ultimo anno di superiori e mi trovo ad affrontare un esame di Stato che per colpa del coronavirus è molto differente da quello degli anni precedenti. Non abbiamo infatti notizie certe perché magari il giorno prima ci dicono una cosa e il giorno dopo tutt'altra, ma nonostante tutto sia io che i miei compagni ce la stiamo mettendo tutta per cercare di portarci a casa un risultato che ci soddisfi. Come sapete, da 4 mesi ormai a questa parte ho sempre caricato 2 video a settimana, proprio perché sono del parere che senza la costanza su YouTube non si vada da nessuna parte, su YouTube come per altre cose nella vita. Però, soprattutto nell'ultimo periodo, ho notato che i video spesso non avevano un senso, oppure non raccontavano una storia. Non l'ho notato solo io, me l'hanno anche fatto notare alcuni di voi, e avete pienamente ragione. Tutto ciò è dovuto ovviamente al fatto che spesso sono in ritardo con la registrazione e anche con l'editing e la programmazione dei vari video. E spesso, per non farvi mancare il secondo video settimanale, ho caricato dei video tappabuchi che in realtà non convincevano al 100% neanche me. Quindi oggi voglio spiegarvi il perché di questa cosa. Purtroppo, come vi ho detto, devo dedicarmi principalmente alla scuola, soprattutto in questo periodo che l'esame di maturità è praticamente alle porte. E devo fare ciò perché non posso rischiare di vanificare proprio adesso tutti gli sforzi che ho fatto durante gli ultimi anni della mia vita scolastica. Con ciò ovviamente non sto dicendo che chiudo il canale, ma sto semplicemente dicendo che rallento i ritmi. Quindi da questo periodo in cui è uscito questo video fino alla fine dell'esame, quindi fino a quando avrò terminato l'orale, avrò finito di studiare eccetera, mi sarò definitivamente tolta la scuola davanti, potrebbero mancare dei video sul canale. Con ciò non sto dicendo che non usciranno più video fino alla fine di giugno, sto semplicemente dicendo che magari invece di uscire 2 video a settimana potrebbe uscirne solamente uno. Però ovviamente quest'unico video che uscirà sarà un video fatto bene che racconta una storia. O magari, se non racconta una storia, sarà un video interessante come potrebbero essere quelli dei bot Telegram che ho visto che vi stanno piacendo un botto, o magari qualche tutorial che io trovo utile sia per me sia magari per voi. La mia mente in questo periodo ovviamente non si fermerà un attimo, ma continuerò a scrivere e preparare idee per futuri video che vorrei girare il prima possibile. Ad incidere sulla mia creatività, devo dirvi la verità, c'è stato soprattutto il fatto della quarantena e quindi il fatto che sono stata costretta a stare chiusa in casa. Perché come sapete a me piace parecchio fare vlog, infatti ogni volta che ho fatto un vlog sono andati tutti piuttosto bene, soprattutto i video vlog che ho portato da Ischia. Tipo l'ultimo video che ho caricato, che è stato registrato un paio di giorni prima che scoppiasse tutta questa cosa del coronavirus e della quarantena, ha fatto più di 400 visualizzazioni e quindi vuol dire che quei tipi di video vi piacciono parecchio e piacciono parecchio anche a me. Invece, con tutta la cosa della quarantena, stando costretta a restare in casa e stando costretta a registrare contenuti continuamente solo in queste quattro mura che vedete, ovviamente la mia creatività è andata un po' a scemare. Quindi appunto, per concludere, vi volevo solo avvisare con questo video che da questo momento in poi potrei mancare qualche appuntamento sul canale. Gli orari e i giorni di pubblicazione resteranno sempre quelli, quindi il martedì e il venerdì alle 16, però appunto potrebbe esserci un video magari solo il martedì o un video solo il venerdì, o comunque, se ho tempo e se ho le idee giuste, tutte e due i video alle 16. Quindi ovviamente, se voi avete idee e volete scrivermele qua sotto nei commenti, sarò più che felice di portarle, se sono comunque idee fattibili o che piacciono anche a me in primis, perché ovviamente sappiamo tutti che se una cosa non ti piace non ti verrà mai bene. Comunque facciamoci forza, che una volta che tutto questo sarà finito torneremo a bomba e torneremo anche con tantissimi nuovi progetti. Quindi niente ragazzi, questo era tutto ciò che dovevo dirvi per questo video. Mi spiace se è stato un video molto più parlato magari, però questo tipo di video servono soprattutto a voi per farvi capire che cosa potrebbe succedere, perché ovviamente io avrei potuto benissimamente caricare un unico video a settimana senza dirvi niente, però magari vi sareste chiesti che fine avrei fatto e perché di questa cosa. Quindi ho preferito spiegarvelo. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così state, mi lasciate un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!